Il Consiglio Comunale di Camaiore ha approvato il bilancio di previsione 2016. Il via libera al testo, che stabilisce spese e investimenti del Comune, è arrivato nella seduta del 31 marzo. Le risorse a disposizione scendono in tutto di 200.000 euro a seguito delle novità introdotte dal Governo attraverso la legge di stabilità, che ha ridefinito IMU, TASI e IRPEF come trasferimenti e non come tributi. Ma veniamo alle novità che interessano i camaioresi. Per il 2016 non si paga IMU e TASI su prime e seconde case né sui terreni agricoli. Il mancato gettito da oltre 2 milioni e 500 mila euro sarà stornato direttamente dallo Stato al Comune. Sostanzialmente invariata la TARI, la tassa sui rifiuti. Si prevede un fondo di esenzioni e agevolazioni da 170 mila euro, per il quale è in corso un dialogo coi sindacati. Il 2016 vedrà l'estensione della raccolta porta a porta al Lido a maggio e ottobre, arrivando a superare nell'anno il 50% del territorio. Non aumentano le tariffe per i servizi a domanda individuale. Il costo per pasto per le messe scolastiche rimane a quota 3,90 euro, uno dei più bassi in Versilia. Ferme anche le tariffe per il trasporto scolastico, che ha visto di recente l'acquisto di 6 nuovi mezzi. Per il servizio scuolabus c'è un fondo di agevolazioni da 230.000 euro. Buone notizie per gli albergatori: non sarà introdotta neanche quest'anno la tassa di soggiorno per non penalizzare, spiegano dal Comune, il comparto turistico ritenuto strategico per Camaiore. Sul fronte deficit, il parametro di indebitamento resta sotto il 5%. Per il 2016 il Comune prevede di accedere a mutui per non oltre 3 milioni di euro. Un bilancio con basi finanziarie solide è il commento del sindaco Alessandro Del Dotto, che promette investimenti per la sicurezza delle strade e delle colline.